Pomeriggio, buon pranzo e buona domenica a tutti, cari amici. In questa prima domenica di luglio, 5 luglio 2020, ore 12:45. Bene, parliamo innanzitutto di Lazio-Milan e poi voglio fare anche una piccola parentesi dedicata a Matt Riddle, wrestler WWE. Per quanto riguarda Lazio-Milan, sicuramente sono abbastanza soddisfatto di questa bella vittoria del Milan per 3-0. Mi sorprende un po' la Lazio, che purtroppo sembra che sia una di quelle squadre, come per esempio anche la Roma, che da questa pandemia ne sono usciti male dal punto di vista fisico e atletico. Sicuramente la vittoria dei ragazzi di Mister Pioli permette ai rossoneri di mantenere ancora accesa la speranza di un posto per l'Europa League. Poi non so nulla riguardo per quanto riguarda l'annata prossima tra Champions ed Europa League, playoff, spareggi, cose di questo tipo. Comunque, voi chi mi segue sa più o meno che io, beh, diciamo, oltre della simpatia per le squadre milanesi, ovviamente qui a casa siamo più o meno tutti di fede rossonera, quindi molto bella la vittoria. Io diciamo che ho seguito attraverso 7 gol ieri un po' la cronaca di Tiziano Crudeli, ho segnato anche Ibrahimovic, quindi bene così. D'altronde, insomma, la trasferta di Ferrara contro la Spal non era facile, però anche quello un punto buono è stato. Quindi ora, se non mi ricordo male, mi credo che il Milan forse il 7 luglio, se non mi sbaglio, quindi martedì dovrebbe avere la partita contro la Juve, come ieri lo stesso alle 21:45. Speriamo bene. Lazio si complica un po' la vita e diciamo che forse continua a perdere terreno dalla Juventus, che invece ieri ha stravinto il derby della Mole contro il Torino per 4-1. Oggi ci sarà l'Inter, quindi si vedrà cosa faranno i nerazzurri di Conte. Comunque, bene così. Poi, a quanto riguarda invece la piccola parentesi che voglio fare su Matt Riddle, un atleta che per chi segue un po' come me in maniera assidua, o magari più o meno sulla mia stessa linea d'onda, ha una preferenza particolare per SmackDown. Sa bene che questo atleta, Matt Riddle, è arrivato da non molto, è salito appunto di fresco di promozione dal settore di sviluppo, o meglio, il terzo brand della federazione dei McMahon NXT a SmackDown, dove a me è un po' dispiaciuto per quanto riguarda i tempi di NXT di Matt Riddle. Purtroppo, insomma, le fake news ormai vedo che si diffondono a macchia d'olio ovunque: wrestling, calcio, politica. Quindi, comunque, secondo me, Matt Riddle ha fatto bene ad NXT. Poi, durante proprio il suo ultimo percorso, prima di arrivare a SmackDown, reduce anche dalla vittoria dei titoli di coppia con Pete Dunne, che però, complice questa brutta pandemia del coronavirus,
praticamente non presenzia NXT ormai da tantissimo tempo. E Matt Riddles facendo coppia con Timothy Thatcher, e i due proprio sono stati protagonisti di un battibecco, di una sorta di rivalità abbastanza rapida, e che poi si è conclusa con un bel steel cage match con arbitro speciale Kurt Angle, quindi insomma un ricordo anche una cosa bella da ricordare. Se mi sbaglio, perse quella sfida Matt Riddle, ma ovviamente era diciamo il saluto ad NXT. Beh, direi che il debutto di Matt Riddle in quel di SmackDown è stato abbastanza positivo, battendo anche grazie al supporto e al sostegno emotivo e morale di tanti atleti dello show del venerdì sera della WWE, che gli hanno dato pienissima convinzione, la forza anche di riuscire a battere in un match non titolato, però proprio il neocampione dell'Intercontinentale, il fenomenale AJ Styles, che aveva battuto nella finale del torneo per decretare il neocampione intercontinentale, cintura resa vacante dalla federazione perché Sami Zayn ha disertato gli show, mi sa, sin da poco dopo WrestleMania. E buono Matt Riddle, contento per lui. Sicuramente, beh, chi segue il wrestling o magari lo ha seguito nei tempi d'oro sa benissimo che quello che può arricchire un atleta, oltre ovviamente alla storia che c'è dietro, il personaggio, può essere una cintura, un titolo. Quindi vedremo se forse non adesso, in un tempo futuro, avrà la possibilità di vincere qualche cintura Matt Riddle. Comunque, poi nella puntata anche di questo venerdì, protagonista di un bel segmento parlato con King Corbin, Re Corbin o ex Baron Corbin. Si è comportato davvero bene Matt Riddle. Sono molto contento con lui, io lo apprezzo tanto. Mi dispiace un po', forse mi sono fatto condizionare da quelle notizie un po' controverse su di lui, ma secondo me erano tutte fake news. Questo atleta mi piace. Come anche, insomma, ora faccio un piccolo viaggio nel passato molto recente, la puntata, mi sa, di settimana scorsa di tributo di Undertaker è stata bellissima, e poi, insomma, chi come Undertaker, un atleta tutto tondo dentro e fuori dal ring, certo, c'è chi magari dice, chissà, magari un'offerta proficua di soldi potrebbe farlo ritornare a combattere magari solo per una volta. Comunque saremo a vedere. Poi, cari amici, non vi dimenticate che la WWE in Italia, anche se questa domenica non l'abbiamo avuta sul cielo, ma tra pochi giorni, in particolare tra 8 giorni, quindi poco più di una settimana, avremo finalmente il passaggio on free TV sul digitale della WWE, le puntate in italiano di Raw, SmackDown ed NXT a cura del grandissimo, straordinario duo Franchini e Posa, cazzati a Iosa, questo è il loro slogan. Molto contento io quando avrò la possibilità di vedere sicuramente non le prime TV, che sono impossibili, soprattutto per Raw e SmackDown alle 23:15 in seconda serata. Però per NXT magari proverò a fare, per la prima visione che è di mattina, ci proverò. Per Raw e SmackDown, che la prima e unica replica in palinsesto è al momento, è detto che è programmata per il fine settimana. E
Comunque, certo, chi è amante anche dei pay-per-view sa benissimo che purtroppo con la fine del rapporto tra Sky Italia e WWE al momento i pay-per-view non sono coperti in Italia. Comunque, staremo a vedere se ci saranno evoluzioni su questa cosa. Bene, io vi ringrazio. Per fortuna qui a Trani, come credo anche nei dintorni della Puglia, ieri un pochino di pioggia, un po' di rinfresco ci voleva. Io, come penso chi come me soffre tantissimo il caldo, insomma, i ritmi proprio di forza, diciamo, si abbassano. Comunque, diciamo, concludendo un po', ottimo il Milan, contento per la vittoria sulla Lazio per 3-0. Metrido, un bel pollicione, mi piace, come anche un bel mi piace alla puntata tributo su Undertaker di 2 settimane fa. Mi auguro che l'Inter vinca questa, mi sa gioca, non mi ricordo, vediamo. Ecco, vedete, avevo perso di vista un po' anche il campionato ieri, ho provato a fare una giocata. Allora, gioca sia alle 17:15 l'Inter. Beh, io ho gol, poi ho le altre partite anche. E poi sì, non dimentichiamoci, torna anche già da giovedì è tornata in auge la Formula 1, prima gara del campionato 2020 in Austria, poi prossimo fine settimana si replica sempre in Austria. E beh, io per quanto riguarda la Formula 1, insomma, non so, secondo me questa ultima stagione di Vettel in Ferrari sarà, insomma, la vedo complicatissima la situazione. Spero che non ci siano ovviamente contrasti e flessioni tra Vettel e Leclerc, perché insomma ho sentito anche che Vettel un po' deluso magari dalla Ferrari per l'atteggiamento che ha avuto per quanto riguarda il contratto e quindi. Comunque, speriamo che nonostante la qualifica, vabbè, Vettel, insomma, se l'è giocata proprio la qualifica, partirà undicesimo se non mi sbaglio. Leclerc settimo, speriamo in bene. Ovviamente quello che è sicuro, come chi come me segue la Formula 1, sa che lì davanti ci sono sempre le Mercedes, ovviamente anche l'Aston Martin Red Bull. Bene, io concludo qui, vi auguro buon pranzo, siamo quasi alle 13, buon proseguimento di giornate di domenica. Noi ci vediamo alla prossima per parlare di altro. Ciao a tutti, buona domenica, a presto, ciao!